Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Ahmed di Drago State TV. Eccoci qui di nuovo ragazzi su Clash of Clans. Questa volta, come vi ho detto nello scorso video, parliamo di Halloween 2015. Halloween. Oggi ragazzi parliamo di Halloween 2015 su Clash of Clans. Siccome mi piace tantissimo fare dei video che riguardano il nostro Clash of Clans quasi in segreto, anche oggi sembra svelato un mistero riguardo all'aggiornamento di Halloween sul nostro gioco preferito, che è Clash of Clans. E infatti proprio oggi in questo video andremo a svelare quello che molto probabilmente avremo nell'aggiornamento di fine mese per Halloween. Se vi ricordate bene ragazzi, Halloween 2014 la Supercell ci ha inserito alcune sneak peeks, tra cui che quando boostavamo le caserme, la fabbrica degli incantesimi e gli eroi, quando il gioco andava in manutenzione, praticamente si poteva fermare un attimino il boost e poi riprenderlo manualmente una volta che il gioco ritornava online. Hanno aggiunto i tag del clan, la possibilità di ricerca di un clan attraverso la nazionalità ed altre opzioni, alcune modifiche per quanto riguarda i profili dei giocatori che adesso fanno vedere le truppe che hai, il livello delle truppe, eccetera eccetera. Ma soprattutto per festeggiare Halloween 2014 la Supercell ci inserì la lapide, quindi c'era la tomba con la manina, molto probabilmente non ce l'avete più, io ne ho ancora uno nel mio villaggio, fatemi sapere ragazzi quanti ne avete ancora nel vostro villaggio qui sotto nei commenti. La lapide ragazzi, rimuovendolo, costava se non sbaglio 25.000 elisir e ci dava 75.000 elisir con un totale di guadagno di 50.000 elisir facendo la sottrazione per rimuoverlo. Ma passiamo ragazzi alla cosa interessante di questo video, lo so che siete impazienti, procediamo. Girando sul web ragazzi, sul sito Reddit, un certo utente chiamato Spancer ha rivelato qualcosa di interessante. Questo utente ragazzi, che su Reddit si chiama Sheer Spancer, è lo stesso che un po' di tempo fa è riuscito a rivelare, mettendo mano sui file criptati non so come di Clash of Clans, è riuscito a rivelare quello che poi è stato proprio la fabbrica degli incantesimi del nero. Ed ovviamente la Supercell decide subito di bannarlo dal gioco. Ah Spencer, possiamo dire che un po' se l'è cercata. Ma torna ancora ragazzi in pista, rivelando quello che dovrebbe esserci ad Halloween 2015, questo fine mese. Ecco che cosa ci dice. Ci sarà il boost di una gemma per entrambe le fabbriche degli incantesimi, sia quella normale che quella con elisir nero. E inoltre ragazzi ci sarà non più la lapide, ovviamente, ma la Supercell sembra voler introdurre il calderone. Qui ragazzi state guardando un'immagine, non so se sia vera, ma penso proprio di sì. Stesso costo di rimozione, quindi 25.000 elisir, stesso ricavo in elisir, ovvero 75.000, quindi stesso guadagno 50.000 elisir, che dovrebbe spawnare massimo 4 volte. L'idea di cambiare da lapide a calderone ragazzi in sé è molto carina. Che cosa ne pensate? Ovviamente oltre a questo aggiornamento di Halloween, sappiamo già che nel ClashCon ci sarà annunciato qualcos'altro, quindi ci saranno altri sneak peeks ovviamente. Quindi questo è quello che dovrebbe riguardare solamente Halloween di quest'anno su Clash of Clans. Che cosa ne pensate ragazzi? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordo ancora che il 23, 24 e 25 sarò al Games Week assieme allo staff di Dragon Stake. Prima di concludere ho intenzione di iniziare due nuove serie, una su Vainglory, che probabilmente molti di voi conosceranno, e un'altra su Clash of Clans, iniziando a fare una scalata. Fatemi sapere qui sotto ragazzi e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!